Buongiorno, benvenuti a questa edizione del TV Giornale di Telestense. Naturalmente in apertura ci occupiamo dell'emergenza neve, scuole chiuse in tutta la provincia per la giornata di oggi, ma anche per domani la chiusura di tutte le attività scolastiche è stata disposta. Ieri i sindaci della provincia avevano già preso questa decisione, oggi invece si è atteso per fare il punto e per valutare l'eventuale chiusura anche per la giornata di domani e attorno alle 12:30 questa decisione è arrivata, ce lo ha confermato poco fa al telefono l'assessore Aldo Modonesi del Comune di Ferrara, assessore alla mobilità e assessore alla protezione civile, che oltre appunto a darci la notizia della chiusura delle scuole di domani fa anche il punto della situazione per quanto riguarda la viabilità su tutta la città. Sì, vista l'alerta meteo che è stata rinnovata anche per la giornata di domani, abbiamo deciso, il sindaco ha appena firmato l'ordinanza, la chiusura anche per domani, venerdì, di tutte le scuole di ogni ordine e grado nel nostro comune. Fino al momento la situazione strade e viabilità qual è? Ma siamo usciti con gli spargisale attorno alle 23, alla mezzanotte di ieri, con le lame appena la neve ha intensificato, quindi verso le 4:30 della mattina. Attualmente tutta la viabilità principale e secondaria è libera e sgombra dalla neve, perfettamente, quasi perfettamente, insomma, percorribile. Non abbiamo avuto cancellazioni di bus né sull'urbano né sull'extraurbano, insomma, che è uno dei segnali che quando invece ci sono, insomma, individua il fatto che si sono verificate criticità. E attendiamo però nelle prossime ore, perché il meteo, le previsioni meteo dicono questo, un'ulteriore nevicata importante che dovrebbe svilupparsi per tutto il pomeriggio e proseguire anche nella nottata tra oggi e domani. La decisione quindi di chiudere le scuole domani è legata alla nevicata che dovrebbe arrivare nella serata o anche a questo pericolo di gelicidio di cui in queste ore anche dal 118 ci stanno parlando? Legata al fatto che è stata emessa proprio un'ora fa una nuova allerta meteo che, come dire, conferma il proseguimento del fenomeno nevoso e mette anche questo rischio di gelicidio, anche se nell'ultima previsione disponibile pare che le temperature siano temperature un pelo più alte, insomma, della previsione precedente, quindi ci auguriamo di poterlo scongiurare. Qualche informazione utile, anche qualche consiglio che possiamo dare alla cittadinanza? Beh, innanzitutto di uscire sia assolutamente necessario, di avere sulle strade la massima prudenza. E poi, insomma, io lo dico, a Ferrara abbiamo 1.100 km di strade di competenza del comune, come andare da Ferrara al Sacco d'Italia. Arriveremo ovunque, ma non possiamo essere contemporaneamente ovunque. Chiediamo naturalmente un po' di pazienza, ma anche un po' di comprensione. Siamo al lavoro e stiamo cercando, come sempre, di dare il massimo. Come sarà dunque il tempo nelle prossime ore? Lo abbiamo chiesto a Ferrara Meteo. Al telefono Marco Bersanetti di Ferrara Meteo. Buongiorno Marco. Allora, Buongiorno, buongiorno a tutti. che cosa possiamo dire a chi ci sta guardando? Quale sarà l'evoluzione di questo pomeriggio? Beh, intanto come ci si attendeva è arrivata la neve diffusa non solo su tutta la provincia ma su tutta la pianura padana. Questo cuscino d'aria fredda sta portando nevicate diffuse anche con accumuli abbastanza non esagerati ma significativi. Ci sono delle zone che variano dai 5, 6 e qualcuno arriva anche tra gli 8, 9, forse 10, magari le aperte aree di campagna. Nelle prossime ore la nostra provincia continuerà ad essere interessata da nuvolosità, cielo coperto, continueranno le precipitazioni nevose, saranno per lo più deboli, però le temperature sono negative praticamente ovunque, tranne alcune zone sulla costa, quindi anche deboli nevicate attaccano facilmente. A tratti ci potranno essere dei rovesci più intensi o moderati, comunque la situazione per le prossime ore non cambierà di molto.
E ora vediamo qual è la situazione per quanto riguarda i treni. La rete ferroviaria italiana ha attivato per la giornata di oggi il livello emergenza grave del proprio piano neve e gelo. Fra le azioni previste, illustrate alla Regione Emilia-Romagna e alla Prefettura, anche la riprogrammazione dei servizi ferroviari regionali, che per la giornata di oggi viene ridotta complessivamente del 50% in relazione all'infrastruttura disponibile con questo livello di emergenza. Confermati la quasi totalità dei collegamenti Bologna-Verona, Bologna-Venezia, Parma-Milano, Modena-Mantova, Fidenza-Salsomaggiore, Castel-Bolognese, Ravenna e Ferrara-Ravenna. Cancellati invece i treni a corto raggio fra Bologna e Marzabotto, Bologna e San Pietro in Casale, Bologna e San Benedetto Val di Sambro, Castel-Bolognese e Rimini, Faenza e Ravenna, Faenza e Lavezzola, Modena e Carpi e tra Ferrara e Venezia. Sulle restanti direttrici di traffico sono previste percentuali di servizi comprese fra i 40 e l'80%, in particolare dovrebbe essere regolare il 60% dei treni ancora Bologna-Piacenza, il 75% dei collegamenti Bologna-Porretta Terme e il 60% di quelli fra Bologna e Prato, il 40% dei Bologna-Poggio-Rusco. Naturalmente vi invitiamo a seguire sui siti di Trenitalia e Ferrovie dello Stato tutti gli aggiornamenti per quanto riguarda il traffico ferroviario. E dopo le nevicate di oggi, lo abbiamo detto anche in apertura, domani potrebbe scattare il rischio gelicidio. Il 118 raccomanda soprattutto alle persone più anziane di evitare di uscire dove dovesse verificarsi il fenomeno. Il responsabile provinciale del 118 Flavio Ferioli ci ha spiegato nel dettaglio di che cosa si tratta e come comportarsi per evitare cadute e incidenti. Il gelicidio praticamente sono precipitazioni che sono in parte nevose e con un grande contenuto d'acqua che appena arrivate al suolo trovano un terreno molto freddo per cui ghiacciano, formano una croccia di ghiaccio spessa e questo ovviamente è molto pericoloso perché è altamente scivolosa. Certo, allora questo quindi potrebbe comportare pericoli e voi avete diramato, esatto, dicevo, un comunicato, un'allerta diciamo, per invitare la gente ad uscire il meno possibile nel caso dovesse verificarsi. Esatto, allora non solo noi raccomandiamo, specialmente per la giornata di domani e in modo particolare persone anziane, di uscire il meno possibile di casa, ma abbiamo anche previsto un piano di emergenza qualora i nostri mezzi in servizio non siano sufficienti per far fronte alle chiamate. Già abbiamo contattato 3 associazioni di volontariato, le quali sono preallertate, alle quali noi possiamo fare riferimento per avere dei mezzi aggiuntivi nell'emergenza per i soccorsi. Chi dovesse per forza uscire domani e dovesse trovarsi coinvolto col gelicidio, ecco, quali sono, diciamo, i consigli più semplici per cercare di evitare incidenti? Beh, il consiglio più semplice è avere un paio di calzature adatte, per cui si sconsiglia ovviamente scarpe coi tacchi e le suole di cuoio, quindi scarponi con la suola di gomma e cercare di evitare le zone dove si vede proprio il ghiaccio. Il ghiaccio in questo caso ha una superficie quasi a specchio e piuttosto meglio camminare sulla neve fresca che non su questa superficie di ghiaccio che è estremamente pericolosa. E a proposito di mobilità e viabilità, dopo la riunione del Comitato per la Viabilità che ieri è stato convocato in Prefettura, è stato nuovamente deciso il divieto di circolazione dei veicoli commerciali e dei mezzi pesanti con massa superiore a 7,5 tonnellate, compreso il transito dei trasporti e veicoli eccezionali sull'intero sistema viario della provincia di Ferrara, autostrade, strade statali e provinciali, dalle ore 22 di ieri sera fino a cessate esigenze legate appunto all'emergenza neve. Si consiglia quindi, si legge in una nota della Prefettura, a conducenti professionali e alle aziende di acquisire le informazioni sulla percorribilità dell'itinerario del trasporto prima di mettersi in viaggio. Inoltre, per garantire una maggiore sicurezza alla circolazione, l'ANAS ha adottato un provvedimento straordinario di obbligo di dotazione invernale o di catene a bordo con validità a partire da ieri sera fino alle ore 12 di sabato 3 marzo su tutto il territorio regionale. Riguarderà nello specifico per la provincia di Ferrara la statale 16 Adriatica, la 309 Romea, la 64 Porrettana, la 723 tangenziale ovest di Ferrara e la RA08 Ferrara Porto Garibaldi. All'esito dell'incontro è stato anche disposto un rafforzamento del dispositivo di vigilanza sulle principali arterie del territorio con posti di controllo sulle zone di confine con le altre province. Si invitano, spiega la Prefettura, tutti i conducenti naturalmente alla massima prudenza in relazione alle condizioni del meteo
del momento. E con l'emergenza freddo in questi giorni ci siamo occupati anche drammaticamente dei senza tetto e di chi si ritrova a vivere fuori senza una casa, tanti ferraresi che hanno risposto all'appello di Via Le Cappe e hanno portato coperte, alimenti per aiutare l'associazione che ospita in queste ore una trentina di senza tetto. La struttura di Via Modena però è al limite e parte l'appello rivolto alle parrocchie più strutturate della città per ospitare altri senza tetto. Se qualcuno li ha vista per strada ci avvisi anche tramite la nostra pagina Facebook e, spiega il presidente di Via Le Cappe, andremo in loro soccorso. Continuiamo ad accogliere persone, ma oramai siamo al limite. Ci rivolgiamo perciò anche alle parrocchie più strutturate affinché possano accogliere chi busserà in queste ore in cerca di un tetto e un posto caldo dove passare la notte. È l'appello di Raffaele Rinaldi, direttore dell'associazione Via Le Cappe, che in queste ore con il suo staff è al lavoro per sistemare il materiale che arriva nella sede di Via Mambro 88, coperte, lenzuola, cuscini, pasti caldi e materiale per l'igiene intima. Siamo davvero grati a tutti i ferraresi che in queste ore hanno risposto al nostro appello e hanno portato tutto il materiale che ora stiamo cercando di distribuire ai nostri ospiti. Il dormitorio di Villa Albertina in Via Modena, con una capienza di 20 posti letto, in queste ore conta una trentina di senza tetto. Nella sala mensa e nella sala TV ci sono in via del tutto straordinaria divani e coperte. Ci si stringe, ma il dormitorio sta scoppiando. Quelli che conosciamo li abbiamo presi tutti. Alcuni si sono rivolti spontaneamente a noi, ma la preoccupazione, continua Rinaldi, è quella che altri senza tetto si rifugino in casolari abbandonati o per strada, continua il direttore di Via Le Cappe. Per chi ne veda qualcuno basta una segnalazione anche sulla nostra pagina Facebook e andremo subito in loro soccorso. E ora chiudiamo questa ampia pagina dedicata all'emergenza neve e al maltempo e torniamo a parlare delle elezioni ormai alle porte. In quali collegi della circoscrizione Emilia-Romagna andranno a votare i ferraresi? Vediamoli in questo servizio. Per la Camera dei Deputati, i ferraresi che abitano tra Ferrara e il mare voteranno nel collegio uninominale di Ferrara, il numero 4, che comprende 18 comuni, la città capoluogo e i comuni del medio ferrarese della costa. Qui si presentano 16 liste, in sostanza 8 liste singole e 8 apparentate in due coalizioni, 4 per la coalizione di centrodestra e 4 per quella di centrosinistra. Chi abita nei 5 comuni dell'area del terremoto tra Ferrara e Cento voterà nel collegio numero 8, che comprende 19 comuni, 14 della provincia di Modena, 5 dell'Alto Ferrarese, cioè Bondeno, Cento, Poggiorenatico, Terra del Reno, Vigarno, Mainarda. Anche qui si presentano 16 liste. Ognuno dei due collegi uninominali eleggerà un solo candidato, quello che avrà ottenuto anche un solo voto più degli altri. Il collegio plurinominale di Ferrara per la Camera è indicato dal numero 2 e comprende tutti i comuni della provincia di Ferrara con i listini delle 16 liste dell'uninominale. Vietato esprimere preferenze su uno dei nomi dei listini, sia per le coalizioni che per le liste singole. Per il Senato, i ferraresi sono distribuiti in due collegi uninominali, il numero 3 che comprende Ferrara, parte del Bolognese, e il numero 6 che va dall'Alto Ferrarese a Reggio Emilia. Due collegi anche per il plurinominale del Senato, il numero 1 che comprende 18 comuni ferraresi, parte del Bolognese e la Romagna, e il numero 2 che comprende l'Emilia occidentale, inclusi 5 comuni dell'Alto Ferrarese. Un tempo per ogni cosa è il nome del progetto che Coldiretti rivolge alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie dell'Emilia Romagna. Obiettivo: parlare dei ritmi dell'agricoltura, di corretta alimentazione, rispetto per l'ambiente. Siamo andati a vedere come funziona nella scuola materna Barbieri, il centro italiano femminile di Via degli Olivetani, a Ferrara. Educare al consumo consapevole attraverso i prodotti della terra e il rispetto per l'ambiente. È il progetto che Coldiretti porta nelle classi delle scuole dell'infanzia dell'Emilia Romagna. Qui ci troviamo nella scuola dell'infanzia in via Olivetani a Ferrara. Siamo in un asilo infantile con bambini che vanno dai 3 ai 4 ai 5 anni. Noi siamo Donne Impresa, un gruppo di donne imprenditrici della provincia di Ferrara che attraverso il progetto di educazione alla campagna amica, progetto di Coldiretti, ha la possibilità di entrare nelle scuole sensibilizzando i ragazzi ai temi quali la corretta alimentazione, il chilometro zero, la stagionalità, il rispetto del territorio. Protagonista indiscusso del progetto il tempo, nelle sue molteplici sfaccettature.
Oggi stiamo insegnando ai bambini come piantare un seme, quindi fare il semenzaio. Abbiamo portato del terriccio e poi abbiamo portato diversi tipi di semi per far capire anche come diversi tipi di verdure abbiano diversi tipi di semi e che non sempre ci si aspetta un seme magari piccolo per una pianta che diventa grande o un seme grande per una pianta che in realtà rimane anche più piccolina, anche i colori sono importanti. E poi dopo abbiamo portato dei bicchieri biodegradabili in modo che così i bambini, dopo che la piantina sarà un pochino cresciuta a qualche centimetro, potranno piantarla direttamente a terra con il loro vasetto, che è importante perché così anche il concetto di riuso, recupero e di anche ecologia della natura, della coltivazione, rientra in questo progetto. I bimbi sono molto partecipi in questo tipo di attività perché sono attività laboratoriali dove vengono messi in gioco i sensi e partecipano molto volentieri a questo tipo di attività. Abbiamo deciso di aderire al progetto della Coldiretti e grazie a questo abbiamo anche deciso di organizzare l'orto della scuola. Abbiamo iniziato a piantare dei tipi di radicchio, qualche seme di fava e poi appena inizierà la bella stagione proseguiremo con la piantagione di altre piantine o semini. Torna l'iniziativa Adotta una colonna di piazza municipale. L'iniziativa è stata annunciata nei giorni scorsi in municipio e prevede un contributo economico dei privati che poi possono ottenere detrazioni fiscali attraverso l'Art Bonus, un'idea partita tempo fa dalla Fondazione dei Geometri. È un lavoro che richiede molta esperienza, quello che sta alla base del restauro delle colonne di piazza municipale. Prevede un lavaggio particolare, ma anche tanta maestria nelle operazioni di restauro. Un lavoro certosino, le cui spese il comune non sempre è in grado di affrontarle. Così torna per la seconda volta l'iniziativa Adotta una colonna di piazza municipale, ovvero un privato può fare una donazione, ottenere un'agevolazione fiscale attraverso l'Art Bonus e contribuire ad abbellire i monumenti della nostra piazza municipale. La seconda edizione di Adotta una colonna è stata presentata questa mattina in municipio. L'assessore ai lavori pubblici Aldo Modonesi ha illustrato l'iniziativa che ha già coinvolto dei privati della città, oggi presenti alla conferenza. L'idea tuttavia l'ha avuta la Fondazione dei Geometri. Abbiamo lanciato alla pubblica amministrazione il nostro pensiero per poter vedere realizzato in un tempo decoroso il recupero di una porzione della città. È sicuramente un piccolo passo quello che abbiamo voluto compiere, ma un passo significativo perché senza il contributo o l'aiuto comune forse queste iniziative non trovano uno sviluppo o comunque una realizzazione in tempi brevi, dovendo l'amministrazione pensare a tantissimi aspetti della conservazione della città. Quindi noi abbiamo pensato di porci in campo facendo nascere questa sinergia tra privato e pubblico al fine di poter vedere realizzate queste iniziative. Un'idea che poi nel tempo è diventata anche un contributo monetario. Il nostro è stato inizialmente un contributo di idee che poi ha visto anche la possibilità di integrare con un contributo economico, quindi per realizzare le operazioni siamo entrati in campo anche con un piccolo contributo per vedere la realizzazione di quest'opera. I lavori dovrebbero partire a marzo e andranno avanti per circa 2 mesi e a realizzarli sarà la restauratrice Federica Bartalini. Lavori importanti per restituire bellezza alla nostra città che è già bella. Per questo la Fondazione fa un appello agli imprenditori. L'appello è che, o meglio, mi piacerebbe che questo seme potesse germinare e da questa sua germinazione possa produrre un effetto positivo che via via vada ad interessare sempre più persone, perché se più persone cercano di raggiungere un traguardo comune, il traguardo comune si ottiene con minor sforzo per tutti e con un tempo minore.
Bene, tutto per questa edizione del nostro TV Giornale. Vi ringrazio per averci seguito. Vi ricordo tutti gli aggiornamenti, in particolare sul maltempo, sull'emergenza neve, sul nostro sito www.trestense.it, ma anche su Facebook, Twitter e YouTube. Grazie ancora per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata.